Ragazze, eccomi oggi con il video review. Questa volta sarà un video un po' più diverso e particolare, in quanto sarà il video dei prodotti preferiti del mese di marzo, che questo mese sarà in collaborazione con Edoardo del canale Star Fashion Makeup, e sono felicissima di fare una collaborazione nuovamente con lui. Non ho ancora visto tutti i prodotti preferiti di Edo, ma sono curiosa di scoprire quali sono, e se anche voi volete scoprire quali sono i suoi prodotti preferiti, vi lascio giù nell'info box il suo link. In questo video ovviamente non vi farò vedere i prodotti preferiti che vi ho fatto vedere negli scorsi video, che tuttora sto ancora utilizzando, perché diciamo non mi sembra tanto logico andarvi a riproporre gli stessi prodotti, ma vi farò vedere quelli che ho utilizzato di più e quelli dell'ultimo periodo, diciamo del periodo fine marzo inizio aprile, che ho iniziato a utilizzare e che mi sono piaciuti molto. E in più con Edo, in realtà è stata una idea di Edoardo, di fare il prodotto top Star Fashion e il prodotto top Mila Juicy Makeup, quindi vedrete anche questo. Io direi che parto subito con i prodotti e non mi perdo in chiacchiere. Il primo prodotto che voglio farvi vedere, questo ve ne ho parlato su Instagram se non erro, è lo scrub labbra della Colistar, questo prodottino qui, e mi piace un sacco perché va in maniera delicata a eliminare tutte le pellicine delle labbra. Lo utilizzo quasi da un mese, ma ancora è pienissimo perché ne basta davvero poco prodotto, e mi piace tantissimo perché è molto dolce, mi viene quasi voglia di mangiarlo quando lo applicate, e vi lascia le labbra super morbide, quindi assolutamente un prodotto che vi consiglio e che mi piace tantissimo. Sempre per le labbra, questa volta è un rossetto ed è il Pleguer della Divage, e questo colore qui, che tra l'altro è quello che indosso, e mi piace tantissimo perché vi faccio vedere, ha una scrivenza pazzesca, è davvero super scrivente, idrata tantissimo le labbra, non le secca, ha questo finish matte, ma non come quelli MAC, una via di mezzo diciamo, è molto morbido nonostante ha questo appunto finish opaco, non vi secca le labbra, è molto confortevole sulle labbra e super intenso, quindi mi è piaciuto tantissimo. Questa è la colorazione 3421, utilizzato anche nel tutorial con i prodotti Divage che trovate nel mio canale. Ora passiamo ai prodotti viso, e in particolare a un fondotinta, e sto parlando dello Skin Luminizer della Max Factor, questo fondotinta qua con diciamo all'interno questa parte bianca variegata, se si può dire così. Allora, questo prodotto non è assolutamente un promosso, ma non mi sento nemmeno di bocciarlo, perché non è un prodotto brutto, ma secondo me non lo posso promuovere perché la colorazione è troppo scura, e ho sentito anche parecchie review su questo prodotto che appunto erano in linea con la mia opinione, nel senso che soprattutto per chi è molto chiara come me è difficile trovare di questo prodotto una colorazione che vada bene, perché appunto ho notato quando l'ho testato che si ossida tantissimo sul viso. Dopo che lo avete applicato, il prodotto appunto si ossida e diventa molto arancione. Ovviamente non è una cosa che sembrate dei Lumpa Lumpa, però diciamo che si nota il distacco, e mi dispiace perché la texture è molto morbida, quasi in mousse, e si stende talmente molto bene sul viso che quasi sembra una seconda pelle, e il viso è molto idratato. Io pur avendo una pelle mista non mi va a lucidare il viso, ma allo stesso tempo me lo idrata, e quindi mi è piaciuto un sacco, solo che non lo posso utilizzare. Vedrò magari in estate, quando inizio ad abbronzarmi, di utilizzarlo così, perché davvero secondo me è un prodotto valido. Per quanto riguarda sempre il viso, ho utilizzato tantissimo nel mese di marzo le Drops of Blush della Deborah Milano, che anche queste avete visto in tantissimi video, e devo dire che sono delle goccine blush magnifiche, perché a parte che queste sono 15 ml di prodotto e ne bastano davvero due goccine, ma di numero, per fare tutto il viso, quindi è un prodotto che durerà una vita, e la cosa bella è che quando lo applicate vi dà un effetto molto naturale, riuscite
aspetta, vi spiego meglio. Pensavo, quando ho applicato la prima volta questo prodotto, che fosse quei classici, che fossero quelle classiche goccine che una volta applicate vi lasciano subito l'alone di dove appunto tamponate il prodotto, perché subito si aggrappano alla pelle. In realtà queste, quando picchiettate sulla pelle prima di sfumarle, non vi lasciano assolutamente questi piccoli aloni, ma si sfumano davvero molto molto bene, vi danno questo effetto quasi rossore naturale e mi sono piaciute un sacco, e tra l'altro durano davvero tantissimo. Le ho tenute su 6 ore e avevo ancora il blush intatto, e io sono una che comunque ultimamente, cosa sbagliata da fare, ma tocco molto spesso il viso, e nonostante questo diciamo che hanno resistito alla grande, quindi assolutamente ve li consiglio. In particolare questa è la colorazione 02, che è una colorazione pescata bellissima, ve la faccio vedere, spero che riusciate a vederlo. Ne metterò veramente una goccina. Ovviamente modulabile, quindi potete lasciarlo più acceso o modulare il colore, spero che riusciate a vederlo. E appunto, come vi dicevo, essendo modulabile potete anche renderlo molto più acceso o appunto, come vi dicevo prima, super super naturale. Quindi un prodotto che vi straconsiglio. Ultimo prodotto per quanto riguarda il viso è una cipria che sto provando davvero da pochissimo tempo, ma che subito mi ha colpito, davvero mi piace un sacco, e sto parlando della cipria surreale della Neve Cosmetics. L'ho voluta inserire adesso in questo video perché ve ne volevo subito parlare, perché mi è piaciuta tantissimo. È la nuova cipria HD della Neve, quindi senza pagliuzze, senza niente, un po' per capirci come la HD della Make Up For Ever. Allora, io la utilizzo per andare a fissare il correttore e per la zona T. Sul resto del viso, avendo una pelle mista, diciamo che sul viso non ho particolari problematiche, sulle guance scusate, non ho particolari problematiche, quindi lì non la applico, ma fissa il correttore in una maniera incredibile, perché è davvero molto molto fine, quindi non va a depositarsi nelle pieghette e mi fa durare il trucco tutto il giorno. Quindi io quando la applico la mattina non ho per tutto il giorno la pelle lucida, quindi assolutamente mi ha colpito in maniera positiva. La continuerò a testare e vi farò sapere, però per ora è assolutamente tra i miei preferiti. Passiamo adesso ai prodotti per gli occhi. Allora, inizio subito dai tre matitoni, matitoni stick della Deborah Milano, che sono di una vecchia collezione ma che ancora utilizzo tantissimo, e sono i Matte Stick High Shadow Waterproof, questi qui di quella collezione che aveva questo packaging a righe. Vi faccio vedere le colorazioni che ho, e dovrebbero essere 01, 02, 03. Tra l'altro non vi sto facendo vedere come scrivono, perché è davvero impressionante la loro scrivenza, guardate qui, cioè davvero assurdi. E sono queste tre tonalità di marrone, abbiamo un marrone scuro, un taupe e un taupe un po' più caldo. Le trovo davvero magnifiche se volete realizzare degli smoky in maniera molto molto velocissima. Io che faccio? Prendo questo matitone, lo applico su tutta la palpebra, un po' nella rima interna, un po' nella rima inferiore esterna, lo sfumo un po' la transizione con un marroncino un po' più chiaro e voilà, sono già pronta. Quindi sono dei prodotti che assolutamente mi sono piaciuti tantissimo e che vi consiglio se non amate, diciamo, stare tanto tempo lì a realizzare un trucco. Questi sono super smart e super velocissimi e appunto, essendo waterproof, vi durano per tutta la giornata. Un altro prodotto che mi è piaciuto un sacco, in questo caso sto parlando di un eyeliner che ho avuto modo di provare grazie al tour, abbiamo provato la nuova gamma di eyeliner Sephora. In particolare mi è piaciuto tantissimo il Colorful Eyeliner 24 ore waterproof nella colorazione 06 Pool Party, e sto parlando di questo prodotto qua, che è appunto un eyeliner blu elettrico. Ve lo faccio vedere, e questo qui davvero molto molto acceso. È un eyeliner fantastico perché è molto scrivente sin dalla prima passata, è davvero molto preciso, è un blu davvero super acceso, vi dura una volta che si asciuga per tutta la giornata, e tra tutti quelli che c'erano all'interno della gamma è questo quello che mi piace di più, perché trovo che sia il migliore a livello di qualità di tutte le colorazioni presenti. Quindi se volete provarli sicuramente vi consiglio questa colorazione qua, quella numero 06.
altro prodottino per gli occhi, sempre Sephora, è un mascara, ed è il nuovo mascara Outrageous Curl. Sto parlando di questo qui, che è molto simile al vecchio mascara per quanto riguarda la confezione, solo che quello aveva, diciamo, l'effetto trapuntato, questo invece ha l'effetto spirale. Allora, cosa dire di questo mascara? Ha uno scovolino molto molto piccolo in silicone. E se ben mi seguite da un po', sapete che io adoro il vamp di Pupa, che rispetto a questo sono due cose assolutamente diverse per quanto riguarda, diciamo, la forma dello scovolino. Però fa delle ciglia fantastiche. Con questo pennellino piccolino, appena l'ho visto, ho detto: "Dio, ma che cavolo di pennellino è?" In realtà poi mi sono accorta che riesce a pettinare benissimo le ciglia, a far penetrare benissimo il mascara, vi dà un effetto bellissimo, soprattutto anche nelle ciglia inferiori, cosa molto difficile, tipo il vamp le fa un po' grumose, ma questo qua nelle ciglia inferiori le separa benissimo, le fa super lunghe, davvero stupendo. Unica pecca di questo mascara è che quando vi struccate, non essendo waterproof, diventate praticamente dei panda. Io tutte le volte che lo indosso provo a struccarmi piano piano così, ma è assurdo, vi ritrovate il mascara ovunque. Infatti non ve lo consiglio se lacrimate molto, oppure se dovete andare da qualche parte a vedere un film triste, non ve lo consiglio assolutamente, perché se vi capita di piangere con questo mascara non osi immaginare dove ve lo ritrovate. Però diciamo che questa sua pecca viene un po' sconfitta, diciamo così, dalla qualità del prodotto, che è davvero spettacolare. Quindi se non avete questo tipo di problema, assolutamente è un mascara meraviglioso. Vorrò farvi anche una review in particolare solo di questo mascara, per farvi davvero vedere che effetto fa sulle ciglia, perché è davvero strepitoso. E ora veniamo al prodotto Pamela Gysi Makeup, cioè quel prodotto che questo mese mi ha davvero entusiasmato e colpito. E sto parlando dell'olio di Monoji. Questo olio qua può essere utilizzato per viso, per i capelli, ma ha un profumo molto molto forte. Quindi se non amate i profumi super intensi, assolutamente non ve lo consiglio. È un prodotto, come vi dicevo, un profumo molto forte, quindi io quando lo utilizzo sui capelli praticamente in profumo tutta la stanza. Quindi ripeto, se non amate questi profumi molto accesi, non è il vostro prodotto preferito. Come potete vedere, ne ho utilizzato pochissimo, non so se si riesce a vedere dalla videocamera, ma davvero ne basta una piccola goccina per fare tutti i capelli. Poi lo applico solo sulle punte. Potete, appunto, come vi dicevo, anche utilizzarlo sul viso, solo che io, avendo la pelle mista, diciamo che non è molto indicato, non mi trovo molto bene a utilizzare l'olio sul viso. Però per i capelli è davvero magnifico, e a me piace proprio questa profumazione molto forte. E questa confezione, appunto, col contagocce, perché è davvero, bisogna centellinare il prodotto, perché se ne mettete un po' di più combinate un casino. E questa confezione, cioè in particolare questo della Noor, che se avete visto delle mie vecchie review, non mi sono trovata bene con i loro prodotti per quanto riguarda shampoo e balsamo per i capelli, ma quest'olio è davvero fantastico. E questo è 50 ml di prodotto, che vi durerà penso 3 vite, perché davvero ne basta pochissimo. Niente ragazzi, questi erano tutti i miei prodotti preferiti per questo mese, diciamo quelli che più che i preferiti in assoluto, le nuove, diciamo, new entry dei miei preferiti per quanto riguarda il mese di marzo. Vi invito nuovamente a vedere anche il video di Edoardo, al quale mando un bacione enorme, e niente, e noi ci vediamo quindi venerdì con il nuovo video DIY. Ciao!